Ci abbiamo così all'ultima domanda. Allora, ultimamente lei si è anche interessato dei tamponi. In varie interviste ha avuto modo di sottolineare che si tratta di presidi che non hanno validità a livello diagnostico. Intanto da dove nasce questo interesse per i tamponi? E diciamo, gli studi che ha fatto, a quale tesi l'hanno portata? Grazie. Sì, diciamo che allora il discorso di interesse non è che tanto interesse dei tamponi, che io mi occupo di ricerca da ormai più di 15 anni e credo di avere una capacità che in Italia è abbastanza rara, che è quella di leggere gli studi scientifici in inglese con un'estrema facilità e quindi questo mi consente di arrivare molto presto a verificare le cose che poi dicono, no? In realtà tutto è nato dal fatto che qui siamo tutti vittime di questa falsa pandemia e da febbraio, quando è cominciata questa cosa, io da subito, dal primo giorno, ho detto questa è chiaramente una pandemia finta, falsa, fatta per motivi che niente hanno a che fare con la salute. E poi ho cominciato a verificare tutte le affermazioni che facevano diciamo, i virologi ufficiali. E la prima cosa che ho fatto è andata a vedere, ma è vero che questo virus, come fa a dire che il virus è responsabile di questa patologia? Deve avere delle prove, perché di polmonite muoiono sempre tutti gli anni milioni di persone. Io recentemente ho portato questo grafico dove si vede che mentre di Covid, che è una patologia comunque respiratoria fondamentalmente, che poi sia tromboembolia polmonare piuttosto che polmonite interstiziale, ma comunque una patologia respiratoria, sono morti fino adesso 1 milione di persone in 10 mesi e tra l'altro di queste il 95%, sia l'Istituto Superiore di Sanità italiano che quello americano, il CDC, dicono che il 95% avevano una media oltre gli 80 anni con importanti patologie pregresse, ma comunque se anche le prendessimo tutte per buone, 1 milione di persone, nel 2017, l'ultimo caso in cui è stato registrato, nello stesso periodo sono morti nel mondo di polmonite 7 milioni di persone. Quindi di polmonite muoiono tutti gli altri. Le polmonite di quest'anno le hanno chiamate Covid perché hanno detto che era questo virus. Il che è possibile, però me lo devi dimostrare. Allora, come lo dimostri? Lo dimostri con i postulati di Koch, cioè con il fatto che dici, va bene, allora isolo il virus da un paziente. Questo virus lo metto in coltura, in questo caso su cellule perché si possa riprodurre, non da solo ma su cellule perché dicono che i virus, non essendo forme viventi perché sono dei semplici pezzettini di materia organica, si riproducono solo col supporto di cellule viventi. Poi questa cosa, questa coltura la devi prendere, la devi iniettare in una cava e devi dimostrare che riproduce la stessa patologia originale. Questa è la metodologia, ed è una metodologia di buon senso, logica, se devi dimostrare che un virus o un batterio abbiano questa cosa. E allora sono andato a leggere tutti gli studi che mi mandavano sull'isolamento e sono tutti, usando un termine poco tecnico ma molto chiaro, farlocchi, cioè non hanno isolato un bel niente. Potrei stare qui a parlare del perché, ma invito chi è interessato a leggersi le mie documentazioni. Tra l'altro a breve uscirà un libro con la macro edizioni, dove gli autori dovrebbero essere Stefano Montanari, io e un avvocato, dove io guardo proprio questa parte qui dell'isolamento dei tamponi e dove viene spiegato tutto in maniera chiara. Comunque non è stato isolato niente. Poi, quando si è passati a un certo punto, io ho scritto un articolo che si chiamava La nuova patologia della sintomaticità. Perché cosa vedevo? Vedevo che non c'erano più i morti, cominciavano a calare i morti, anche perché alcuni medici seri e onesti hanno deciso di cominciare a fare le autopsie, perché per 2 mesi il governo aveva raccomandato di non fare autopsie. Quando hanno cominciato a fare le autopsie, hanno scoperto che queste morti da Covid erano in realtà, nella maggior parte, casi di tromboembolia polmonare, cioè trombi che ostruivano i vasi polmonari. E a queste persone con i vasi ostruiti tu li hai trattati sparando ossigeno ad alta intensità. Allora io dico, prendete un tubo dell'acqua, legatelo con un fil di ferro per chiuderlo
e poi sparate lì l'acqua tutta ad alta intensità dentro, cosa succede? No? Ecco, questo hanno fatto per 2 mesi. Quando poi i morti non ci sono stati più, dovevano prorogare la pandemia a tutti i costi, si sono inventati gli asintomatici. Quindi stai bene, non me ne frega niente, sei positivo al virus, sei positivo al tampone, e quindi oggi andiamo avanti con quello, cioè per mesi gli ospedali sono stati vuoti, non moriva più nessuno, però 50.000 nuovi positivi in America, 30.000 in Francia, e le televisioni a sparare tutte queste cose. Quindi il tampone era diventato il centro di questa nuova pandemia, la nuova pseudopandemia. Allora sono andato a vedere, a studiare un po' questa cosa di tamponi, ho scoperto tutta una serie di cose che poi sono confluite nella denuncia che abbiamo messo a punto e che abbiamo sia depositato io a Urbino e il dottor Amici a Pomezia e adesso anche in tanti altri posti, perché la stiamo mettendo a disposizione di tutti. E lì ho sottolineato alcuni punti che erano critici e mostravano la totale inaffidabilità di questo tampone, che sono fondamentalmente: uno, il fatto che non essendo stato isolato il virus tu non hai nessun marker specifico del virus, quindi il tampone cosa va a cercare? Va a cercare con delle sequenze geniche ipotetiche computerizzate qualcosa nel mare degli acidi nucleici che prendi dal paziente, qualcosa può trovare in alcuni casi e in altri casi no, ma è del tutto casuale. Oltre a questo, anche se anche ammettessimo che il virus fosse stato isolato e ci fosse, ci sono tutta un'altra serie di fattori che invece dicono comunque che il tampone non può funzionare. Uno di questi è il fatto che tutti ci dicono che il virus muta costantemente. Io cito sempre il fatto che al GISAID, che sarebbe l'organizzazione che raccoglie tutte le sequenze geniche dei virus, ormai stiamo arrivando a 150.000 sequenze del SARS-CoV-2, che uno dice quale di questi 150.000 è il vero SARS, no? O sono tutti SARS-CoV-2? Sì, fanno passare che sono tutti SARS-CoV-2. Comunque, se muta così costantemente, il tampone cosa va a cercare? Cioè, tu mi dai un tampone che è stato fatto 3 mesi fa, magari sulle sequenze che ne hanno mandato i cinesi, come il primo tampone europeo, è stato fatto dall'equipe di Drosten in Germania, nemmeno col virus fisico, l'hanno detto chiaramente, che noi non ce l'abbiamo il virus fisico, prendiamo la sequenza genica che ci hanno mandato i cinesi e su quello ci facciamo il tampone. Cioè, quindi una serie di lettere al computer, capito? Su quello ci facciamo il tampone. Anche ammettendo che questo abbia un senso, comunque tu mi stai testando oggi, 3 mesi dopo, con un virus che è sicuramente mutato rispetto a quello che c'era 3 mesi fa, visto che mi dici che, no? Quindi che efficacia può avere a trovare un virus che è mutato? Secondo. Terzo, il test del virus è fatto con questa metodologia che si chiama RT-PCR. PCR sta per reazione a catena delle polimerasi, che è l'enzima che normalmente il vostro DNA usa per riprodursi. RT perché sta per trascrittasi inversa, perché siccome parti da un filamento di RNA, perché i virus si dice che siano a RNA, quindi c'è solo un filamento, e siccome la PCR lavora solo col DNA, lo deve ritrasformare in DNA, quindi dovresti trovare il filamento in mezzo ai miliardi di filamenti che c'hai nel liquido, definirlo, riprodurre una copia di questo per legarla, con cui l'hai creato un DNA che si chiama complemento di DNA complementare, e da lì fai partire, diciamo, la reazione che da un DNA ne fa 2, da 2 ne fa 4, da 4 ne fa 8 e così via. Ecco, diciamo che appunto una volta che hai trasformato l'RNA in DNA e fai questa replicazione, se quello che cerchi è presente in maniera chiara, nel giro di pochi cicli lo devi trovare, perché già moltiplicando alla decima esponenzialmente sei già a livello di milioni, quindi voglio dire, non dovresti avere problemi. Ed è per questo che tutti i maggiori esperti di PCR dicono chiaramente che oltre i 30 cicli tutto quello che produci è spazzatura, cioè qualcosa che semplicemente crea la macchina stessa per conto suo, senza nessuna relazione con il virus reale. Allora, qual è il problema? Che tutti i
gli strumenti PCR che sono utilizzati oggi in Europa, che erano oltre 78 aprile, adesso siamo quasi a 200, metodologie diverse, PCR per il reperimento del SARS-CoV-2, tutti usano sopra i 35 cicli, 37, 38, quindi producono solo spazzatura. Quindi il risultato del positivo, tant'è vero che devo dire, c'è qualche ricercatore medico serio, il professor Clementi, che è il capo microbiologo del San Raffaele di Milano, in un'intervista recente ha detto chiaramente: tutti quelli che risultano positivi sopra i 30 cicli dovrebbero essere dichiarati negativi. Se questo si adottasse domani, sarebbe finita la pandemia, perché tutti usano 35 e sopra per essere dichiarati positivi. Okay? Allora, citavo, questa è un'altra cosa. L'altra cosa è che citavo il fatto che il 16 aprile del scorso la Commissione europea ha pubblicato un documento in cui rivela che i tamponi circolanti in Europa sono 78, che vengono dalla Cina, dall'Europa, da diversi posti. Nessuno di questi non solo è validato, ma nessuno è stato manco valutato, perché gli basta la certificazione CE, cioè che non ti scoppiano in mano o non ti avvelenano se li metti vicino alla bocca, fondamentalmente. E aggiungono, la stragrande maggioranza di questi non dichiarano neppure le sequenze geniche contenute. Quindi vuol dire che non si sa cosa c'è dentro. Ci potrebbe essere dentro l'acqua fresca o qualcosa che dice di sì una volta su 10, automaticamente. Questo tra l'altro è possibile perché, come ho spiegato, c'è un vero vuoto normativo, perché la normativa precedente del 2003 e si è conclusa nel 2017, quella che regolava gli strumenti diagnostici come queste metodologie PCR, 2017. La nuova metodologia dice chiaramente che questi metodi diagnostici per malattie virali o batteriche devono essere validati da centri specializzati, riconosciuti, autorizzati dai governi. Okay? C'è solo un piccolo dettaglio, che questa normativa del 2017 entrerà in vigore nel 2022. Quindi per 5 anni tutti gli strumenti diagnostici non sono più soggetti alla normativa precedente, ma non sono ancora soggetti alla normativa nuova. Quindi fanno quel cavolo che vogliono. Quindi anche questo è un dato che chiaramente ci dice: ma possiamo chiudere intere nazioni e distruggere intere economie con dei test diagnostici che non solo non sono validati, ma non si sa manco cosa ci sono dentro? Cioè, io penso che minimamente un giudice, un pubblico ministero che non sia venduto e che vede questo tipo di informazioni qui non può non fare qualcosa al riguardo. Aggiungo quest'ultima cosa, perché questa è nuova, l'ho postata oggi, perché allertato da una frase che ha pubblicato, è apparso finalmente un articolo sulla Verità, che ha parlato della nostra denuncia, ha parlato del mio articolo sui tamponi e poi ha chiesto anche un parere al professor Palù, che in quell'intervista ha detto una cosa che lì per lì mi ha lasciato un po', mi ha colpito, poi però non ci ho prestato troppa attenzione, ha detto: è certo anche il fatto che si usa adesso un solo gene produce molti falsi positivi. Poi mi è capitato sotto mano un certificato di un tampone fatto, e lì chiaramente si vedeva che loro testano tre geni di questo virus, che sarebbero il gene E, il gene RDRP e il gene N, questi tre geni. Però cosa è successo? Che nei primi 2 mesi, giustamente, per essere positivo si richiedeva che tutti e tre i geni fossero presenti. Sono tutti e tre geni dello stesso virus, quindi se il virus è presente in forma integra, cioè se c'è tutto e non ce n'è solo un pezzo, li devi trovare tutti e tre. Da aprile hanno deciso, su indicazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ne bastava uno solo. Quindi, questo cosa vuol dire? Vuol dire che, siccome tra l'altro ciascuno di questi ha, come ho dimostrato in questa nota che ho pubblicato oggi, ha una altissima, quella che si chiama cross-reattività, cioè, facciamo un esempio, il gene N, se tu lo vai a vedere,
quello del SARS-CoV-2 rispetto a quello del SARS-CoV-1 e agli altri SARS ha solo un nucleotide di differenza su 64. Quindi la possibilità che venga fuori qualcos'altro è molto molto alta, perché la separazione è minima. Allora, il fatto di farne tre comunque garantiva un minimo di sicurezza, che non ci fossero troppi falsi positivi. Adesso l'ha ridotta a uno, è un altro motivo per cui è facilissimo ottenere falsi positivi. E queste sono tutte cose che giustamente Palù, diplomatico, dice che si è fatto così per velocizzare le pratiche, no? Anche se non è giusto. Io dico che secondo me non è per velocizzare le pratiche, è per mantenere in piedi questa farsa tragica dei positivi asintomatici, che sono, non sono altro che falsi positivi. Tra l'altro mi hanno mandato oggi una cosa, una chicca di Ronaldo, giocatore della Juventus, che è incacchiato nero perché continua a risultare positivo, e ha pubblicato una cosa sul suo profilo dove ha scritto: sto benissimo, non ho niente, e poi ha messo una roba tipo PCR bullshit, cioè la PCR è una stronzata, insomma, capito? Perché non è possibile che un giocatore come Ronaldo, che è chiaramente sanissimo, no? Che ha anche proprio uno che se sai come si comporta, si alza la mattina alle 6 per fare allenamento fino a sera alle 9, ci sono le storie che quando invitava la gente a cena gli dava un po' di fettine, insalata, e poi li portava a fare pesi nella palestra di casa, quindi è proprio uno fissato, capito, che è uno di quelli che sta risultando positivo in continuazione. Quindi ecco, diciamo, credo di aver messo a punto tutta una serie di documentazioni dove chiaramente si rivela. Ecco, l'ultima cosa che mi ero dimenticato di dire è questa, è che è un po' quello che rivela veramente la totale inaffidabilità di questi tamponi. L'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato un documento rifacendosi alla più importante organizzazione internazionale di valutazione dei metodi diagnostici, che si chiama FIND, dove praticamente dice che cosa? Che per valutare l'affidabilità dei tamponi tu devi valutare tre parametri: la sensibilità, cioè la capacità di recepire quanto più RNA possibile, e questa è altissima perché li puoi prendere, però chiaramente più ne prendi è più difficile isolare un virus singolo; la specificità, che dovrebbe ridurre questa sensibilità al virus che tu, no, cerchi, e che loro scrivono che è al 90-100%, ma non è vero niente, però lo scrivono. Ma soprattutto, ammettiamo che sia vero, il terzo fattore fondamentale è quello della prevalenza, cioè è noto in virologia che la capacità di rilevare un virus dipende da quanto il virus circola nella popolazione. Allora, loro lì, nella tabella del FIND, danno quattro misure: presenta al 2%, al 5%, al 10%, al 30%. Perché in una pandemia tu puoi pensare che almeno il 30% della popolazione sia stato colpito, se è una vera pandemia. Ora, noi oggi in Italia siamo allo 0,1%, con i dati ufficiali, quindi siamo, cioè, 20 volte sotto il minimo di quello che viene calcolato. Allo 0,1%, praticamente loro stessi, nella tabella degli studi di sanità, viene fuori che il migliore dei test, quello più affidabile, fa comunque l'80% di falsi positivi, e i peggiori arrivano al 95% di falsi positivi. Questo è un dato ufficiale che trovi sul documento degli studi superiori di sanità. Quindi io ritengo che, di nuovo, lo ripeto, se c'è un giudice a Berlino, come si dice, che si faccia avanti, che prenda questo materiale, perché qui c'è veramente da fare un'azione che fa chiudere immediatamente questa farsa, e che magari faccia, se possibile, anche pagare i danni di questa grande, tragica farsa a chi l'ha causata.